Merda, mi hanno chiuso fuori. Un altro. Un altro incubo come oggi. Che cazzo. C'è nessuno? Ma mi vedranno? O mi vedo solo io? Scusate. C'è nessuno? Sto sognando, sono sveglio. Qualcuno può dirlo? È un vero incubo, angosciante, inquietante. Sono rimasto chiuso fuori in questo luogo che direi alquanto sinistro, molto più che sinistro. Ok, il viaggio nell'anticamera della mente continua, a quanto pare. Questa è un'altra area misteriosa, solo che bisogna fare attenzione alle porte qui perché si aprono e quando si chiudono non si riaprono. Tanto tempo fa c'è un telefono. Questo qui è un'area oscura. Ci sono delle bottiglie di plastica abbandonate. No, sono flebo. Dove sono capitato stavolta? Un orologio che sono le 10 e un quarto di sera o di mattina, nessuno che lo possa sapere, nemmeno io. Sarà. Inquietante per poco. Qui le stanze sono aperte. Non c'è tanta luce. Non sono. Cosa è successo? L'unico sopravvissuto a un cataclisma nucleare. L'ultimo sopravvissuto. Cioè, non ci sono più gli esseri umani. Sto ancora sognando, forse. Sono rimasto imprigionato nel Matrix. Altri letti in fondo al corridoio. Sono
sono veramente i confini della realtà, proprio Twilight Zone. Questo che cazzo è? Questo è un magazzino abbandonato. Sono dentro Matrix. Di qui non sarò più, ma mi staranno sedando per caso. C'è da una stanza entro in un'altra, da un corridoio entro in un'altra. Non mi ricordo più da dove sono entrato. Magazzino. Era un magazzino. Ma dove sono andati tutti qua? Sono scomparsi, non c'è più nessuno. Questo è di poco inquietante. Il neon che pensava dal soffitto. Poi finisco. Posso fare un video musicale? Posso fare un video? Questa è una stanza buia. Sono giunto in questo luogo, mi sa che è un loop. Un loop temporale o mentale, un loop mentale più temporale. Qui che cazzo di posto è? L'ultima porta. Si è aperta. Oppa. E questo che cazzo è? Altri letti. Un carrello. Sono bloccato. Sono bloccato. Dai letti. Ah no, mi spostino per passare. Sempre il solito cartello, chiudere le porte. Sembra un manicomio. Sì, dei rumori strani. Qui c'è un altro lavoro. Ma ci si sveglia. Ma
certo che qui bisogna stare attenti alle porte, perché quando si chiudono, se sono aperte, poi non si riaprono più. Vediamo. Sì. Non vorrei rimanere chiuso qua dentro. Cazzo. Cos'è sto posto? È pieno di misteri questo luogo. Sembrerebbe che sono ancora vivo. Forse. Chissà. Certo che ho viaggiato a lungo su quel letto. Qua dentro cosa c'è? È troppo buio. Non si vede un cazzo. I lavandini. Un'altra reception, strumenti, computer abbandonati. Un buco nel muro. Una stanza vuota. Un po' trovo gli alieni. Questa è come l'area 51, questa. Che cazzo di posto è questo? Tutto così, eh? Angolo 180 gradi. È tutto così, eh? Ma sono qui o non sono qui? Sala pompe. Interessante. Sono tornato dove ero prima. Forse mi sveglierò un giorno. Tutto questo sarà finito. Casualmente mi trovo ancora in questo posto. Mi sono svegliato. Devono essere state la terapia. Le medicine sono ancora qui. Sono tornato in questo posto. Accidenti. Qui c'è una porta chiusa con lucchetto. Uscire da qua. Deve essere la copertura dello spazio-tempo. Che sia successo qualcosa. Che ha modificato la linea del tempo. E sono finito in questo posto. Però stavolta le luci sono spente. Deve rimanere sempre chiuso. Io provo a prenderlo.
chissà cosa tengo chiuso qua dentro. Forse un corpo, un alieno. Devo trovare la cosa in modo di riuscire a tornare. Parallelo, una dimensione parallela, strana, devo ricordarmi qual è stata l'ultima volta che sono passato di qua, fare in modo di non è più in servizio, spento, qui c'è un'altra stanza, chiave security, un'altra reception. Altri strumenti abbandonati, un vecchio computer, attrezzature, questo cos'è? Non mettere in bottega sacchi di sodio, cloro, assieme al cloro, sodio, glucio, cazzo.
il monitor. C'è la porta di aprirsi, un'altra stanza, e qui è la porta che sbatte. Qualcosa ha modificato la linea del tempo. Non è possibile. Troverò pure il modo di uscire da qui. Deve esserci. Tutte le volte torno nello stesso posto. Lo stesso sogno. Apertura a distanza, non toccare la placca. Per aprire tutte le porte. Anche qui qualcosa impedisce l'entrata. Non capisco cosa ci sia qua dentro. Una stanza. Meglio lasciare tutto come prima. Se muovo qualcosa potrei modificare la linea dello spazio-tempo e quindi potrei girare intorno come un loop all'infinito. Devo assolutamente rifare esattamente quello che ho fatto prima e la linea dello spazio-tempo dovrebbe tornare normale. Potrei rimanere qui per sempre. 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 Almeno spero. Sì, ho capito che bisogna chiudere le porte. Proprio qua. Ripetete in continuazione. Le porte qui, una volta chiuse non si riaprono, una volta aperte non si chiudono. Qui ci sono un mucchio di chiavi. Un mucchio di chiavi che non aprono nessuna porta. Qui cosa c'erano? Degli organi? Il sangue. E questo che cazzo è? Cosa c'è qua dentro? Un rene? Un cuore pulsante? Un organo di un alieno sotto forma alina? Ma chi lo sa?
Ce l'ho fatta, sono fuori, ho modificato la linea dello spazio-tempo. Questa eventuale modifica perché è strana. Sono tornato nella dimensione reale. Ce l'ho fatta, sono uscito. Ho modificato lo spazio, ho modificato la linea dello spazio a linea tempo. Sono le 9:30 di mattina. Ho trovato la chiave. Quindi sono riuscito a rimettere in linea la linea dello spazio-tempo e quindi sono fuori. Ho interrotto il loop. Vado a verificare che non sia una proiezione del cervello, vado a vedere se è reale. Lo scoprirò. Reale.
Thank you.